Beh, la prima cosa, insomma, ribadire che quella strada di proprietà pubblica probabilmente è stata interdetta in maniera abusiva, perché quella strada è stata ceduta dal 1983 al Comune di Fano e quindi gli atti ci sono, sono registrati e ovviamente quella è una strada pubblica in tutto e per tutto. Quindi mi sembra superata questa vicenda, la seconda cosa che vorrei dire è che noi vogliamo migliorare i collegamenti ciclabili e pedonali in quel quartiere, anche all'interno di un progetto pensato e studiato con la scuola, all'interno del progetto Scuola ci andiamo da soli, che ha fatto un ottimo lavoro e i cui risultati si iniziano a vedere. Ovviamente per poter portare tutta la gente che abita al di là dell'interquartiere attraverso un percorso protetto, attraversare l'interquartiere e farla andare verso via Piemonte, quindi verso le scuole, la scuola Nuti ha dentro 1000 persone, insomma, ecco, 1000 bambini, quindi tutto sommato ci sembra una cosa anche importante e noi completeremo questi percorsi. Il condominio ci ha sottoposto, anche ieri sera ci siamo incontrati, ovviamente sempre disponibile a incontrare chiunque, a collaborare, ci ha mostrato alcune criticità, soprattutto dovute al fatto che quando le macchine parcheggiano poi devono fare retromarcia e in alcuni casi potrebbe essere pericoloso, quindi stiamo pensando, valutando anche altre possibilità, fermo restando che la strada è pubblica e che un percorso lì ci vuole, perché noi vogliamo cercare di migliorare la situazione senza far andare, come dire, i bambini o la gente normale attraversare un campo. Abbiamo fatto un percorso come lì e anche in altri posti e quindi vorremmo continuare questo percorso molto importante, concordato con la scuola e con molta parte del quartiere.